la faccia mia? Oh! Marco! Marco! Ah! Oh, Marco! È la linea degli studenti! Il progetto per casa, reddito e welfare per gli studenti e i precari ha occupato questa mattina. Sono Franco di Action, Campo Farne, residence dello sfrattato. Oggi il problema della casa a Roma è un problema molto evidente. Abbiamo la bellezza di 4.000 sfratti esecutivi sulla piazza di Roma e questo è un problema enorme che i vari Antoniozzi e Alemanno ci hanno promesso di risolvere, fondamentalmente garantendoci un mese fa il blocco degli sfratti, che però non è avvenuto, perché oggi continuano a sfrattare sia gli sfratti richiesti normalmente che sia quelli per morosità, che valgono circa un 70% del monte degli sfratti sulla piazza romana, e questa è una cosa indecente, perché con la crisi del lavoro che c'è oggi un sacco di gente sta chiedendo e sta venendo per strada e viene a chiedere aiuto a noi di Ascio, perché non sanno dove andare a dormire con le loro famiglie, e a noi siamo qui per chiedere una soluzione, basta con le parole, promesse di parole, vogliamo i fatti. Attacca i manifesti, uno sta là, dice che ci sono 550 milioni di euro per comprare 500 e 600 alloggi, lo dice Antoniozzi. Noi abbiamo una situazione di emergenza abitativa nella città che è esplosiva, abbiamo 40.000 domande di casa popolare, 13.000 che usufruiscono del bonus casa, 6.000 sfratti in giunzione nei tribunali, 2.000 sono esecutivi, abbiamo centinaia di famiglie nostre pure che stanno nei residence con 10 punti e non vengono filate, non c'è una politica nella casa in questa città, non volevo capire che volete fare da grandi, perché l'avete fatto, state facendo ancora campagna elettorale, non vi rendete conto? Allora noi, tavoli interistituzionali che non hanno nulla a che vedere con la realtà, non vi presentate ai tavoli interistituzionali che avete fatto con la regione, non ci dite quello che volete fare da grandi, perché ancora non ce lo dite. In più questo assessore sta in campagna elettorale, dei senza case, dei sfrattati di questa città, non se ne frega. Allora, o voi dite come stanno le cose, comincia su un tavolo proprio di fatti, concreto, che si fa un piano straordinario, dove si reperiscono i fondi, quali sono le case, quali sono gli alloggi, o se no se va uno scontro sociale, perché noi siamo stanchi di giocare a ping pong. Avete detto il blocco degli sfratti, voi sapete benissimo... Con tutto che il prefetto Alemanno ha promesso il blocco degli sfratti, la gente viene buttata fuori casa ancora. 95%. Voi fate campagna elettorale, noi no. Non fammi ideologici. Non ci potete tacciare di ideologia o di demagogia, perché siete voi che state facendo demagogia e dietrologia sulla pelle di senza casa di questa città. Questo sindaco e questo assessore devono dire alla città cosa vogliono fare. Io di questo non vogliamo parlare. No. Responsabilità di quello che dite, di quello che dichiarate, noi abbiamo fatto le proposte. Non dobbiamo candidare nessuno. Non c'è nessuno da candidare. Se voi fate una negazione, chiamo l'assessore, lo faccio venire. Se voi costruite una delegazione, adesso io rintraccio l'assessore, lo faccio venire qua e facciamo un incontro. Lucarelli è andato via senza dare risposte alla gente che presidia qui in Piazza del Campidoglio.
Fate una delegazione e vi vedo su. Ah, vieni tu qua a parlare con noi. Ma sempre noi su, venite voi a parlare qua con noi. Se avete paura della gente, volete tanti voti. Ma siete i soliti sobillatori. Noi non ci abbiamo in giro la povera gente. Portate in piazza la povera gente. I cittadini per bene. Come farne di una sola io. Ma quanto sei la